Anche il Senato, dopo la Camera, ha detto sì a un taglio dei vitalizi per i parlamentari. Beh, penso che sia un provvedimento giusto che rientrava nel programma del Movimento 5 Stelle e penso che sia giusto, no, che vengano equiparati i trattamenti pensionistici di chi ha lavorato per tanti anni versando contributi, eccetera, con quelli anche dei parlamentari, che quindi si vedranno riconosciuto sì una piccola pensione, ma in base a quello che hanno versato. La cosa importante è anche che la legge di bilancio conterrà un provvedimento che impedirà alle regioni di ricevere i fondi se non si adegueranno all'abolizione dei vitalizi. Vado. Dunque, lei ha elencato alcuni dei contenuti della manovra. Io invece le chiedo del rapporto che c'è con l'Europa. Oggi Conte è a Bruxelles, per il fine settimana forse è annunciata una lettera e sarebbe una novità perché l'Europa non risponde mai prima di fine novembre, quindi un atteggiamento aggressivo che forse risponde a toni che sono stati in entrambi i fronti abbastanza forti. Ma io vorrei sottolineare che i mercati in queste ore, in questi giorni, stanno reagendo con disponibilità nei confronti della manovra. Probabilmente il fatto che la stiamo spiegando, che vogliono capire, fa sì che abbiano reagito in queste ore, come avete visto, in modo positivo. La stessa cosa non avviene per i burocrati europei, che hanno molto criticato e stanno molto criticando questa manovra, però dobbiamo mettere in conto che sono burocrati che saranno in carica ancora per qualche mese, da gennaio probabilmente già spariranno e poi dal maggio prossimo con le elezioni europee sicuramente ci sarà un ribaltone, ci sarà un grande cambiamento e non saranno più in quelle posizioni. Ecco, per quanto riguarda per Radio Radicale, per quanto riguarda la pressione fiscale, non cambia, resta invariata. Nella visione tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, in questa manovra prevale quella del Movimento 5 Stelle, si può dire considerando anche i provvedimenti sulle banche e le assicurazioni? Beh sì, ci sono dei provvedimenti sulle banche e le assicurazioni che riducono di molto le detrazioni di cui possono fruire, diciamo. Nel programma del Movimento 5 Stelle c'era una riduzione graduale delle aliquote, è una riduzione che porteremo avanti gradualmente nel corso degli anni di questo governo. Nel contratto di governo c'era una sorta di flat tax, che poi è quella che è stata inserita in questo momento, diciamo che è un primo passo. Poi i risultati penso li vedremo poi nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Perfetto, grazie, grazie molto mille a gentile. tutti.